una tuta originale vecchia ti entra ancora oppure? No, una tuta solida. Dimmi, dimmi. Hai fatto qualche giretto? Dacci un po' qualche... Ma è divertente, dai. Ho fatto 4-5 giri di fila, beh. Speravo di trovare qualcun altro, ma... Per bastonarlo? No, per girare insieme, per divertirmi, dividere il circuito con qualcun altro, ma ero sempre in punti diversi. Ho pensato di girare, fare un po' di fiato, anche perché se cominci a andare un po', spingi, si fatica. Però 4-5 giri l'autonomia c'è ancora. 2,5 lo provi oggi? Penso che è in programma. Ottimo. Penso. Senti, qualche tua impressione su questo inizio di campionato? Ci aspettavamo un po' di più dall'Aprilia. Guarda, Gigi se n'è andato perché ti ha visto che sei crollato sull'attualità. Sono crollato sull'attualità. Perché adesso qui c'è il bar. Qui abbiamo un 6 volte campione del mondo, dobbiamo chiederglielo qualcosa dell'attualità. Ma l'attualità è, secondo me abbiamo raccolto poco per quello che potenzialmente potevamo e possiamo raccogliere. Un po' la sfortuna, un po' un insieme di cose, ma il potenziale c'è, bisogna solo fare delle prove fatte bene. L'avevamo fatte bene a Jerez, però poi il risultato non è stato quello sperato. Però alle mani avevano le carte in regola per far veramente bene e purtroppo abbiamo bruciato la partenza con le qualifiche un po'. Tu hai l'esperienza di 2 titoli mondiali in Superbike con raddoppio delle gare. Cosa ne pensi di questa sprint race e del fatto che già da venerdì i piloti devono spingere, poi spingere il sabato, ci sono stati molto più incidenti? Ma è stata introdotta e fortemente voluta dall'organizzazione, dunque un motivo logico c'è, e le squadre, i piloti si adattano al nuovo format, che ovviamente è nuovo. Adesso sono passate 4 gare, 5, ma comunque non è che ci si abitua così a un cambiamento epocale, perché è sempre stata una sola gara. Con le 2 gare sarà un po' diverso, ma sono sicuro che oramai da metà campionato in poi diventerà un procedimento normale. Non c'è un aumento di rischio eccessivo, perché già comunque il Gran Premio è breve, sono 120 km. Ma sì, quando c'è un'altra partenza, un altro finale di gara, c'è sempre un altro pochettino dove devi mettere in conto che rischi, certo. Però è anche un momento d'attenzione sia per i media sia per la gente che viene a vedere la gara, perché il sabato, che guardarsi solo una qualifica, si guardano anche una gara e è un valore aggiunto, dunque la gente magari viene anche il venerdì. Senti, un'altra cosa, ci sono tante gare, ma chi è in testa al mondiale ha pochi punti, perché Bagnaia ha 94 punti. Secondo te il mondiale è ancora aperto per tutti, incluso Marc Marquez, incluso Vignales, incluso Alex Spargarò, perché i punti a disposizione sono tanti, o già... Diciamo che forse sì, ma dico forse perché non abbiamo mai avuto più di 20 gare, 21, dunque già che sono 30, che in realtà sono 40, certo. Dunque è tutto un punto di domanda, secondo me tutto è possibile, tutto. Senti, andiamo a provare la 250 adesso? Io sì. Ma mi fai prova anche a me? Devi chiedere ai proprietari. Ciao Max, ciao, grazie. Ciao, ciao.